un'icona come lo è stato Bayliss. Ma tu che quella moto la conosci, come ti spieghi le prestazioni di Stoner a confronto con altri compagni di squadra o piloti pari marca che invece dalla Despo 16 hanno tirato fuori meno? Uno. Due, voglio sapere se anche tu, come molti di noi, ti sei commosso pensando che Bayliss, quando il Mondiale Superbike l'anno prossimo inizierà, non ci sarà più. Parto dalla seconda, sì, io lunedì sera ero ad una manifestazione della Ducati qua in fiera con Troy, e sinceramente lui si è commosso anch'io, perché è il mio idolo, l'ho sempre visto in televisione e ho avuto la fortuna anche quest'anno di correrci insieme, di lavorare tanto con lui l'anno scorso, e per me è veramente un grande, rimane nel cuore di tutti, e è un peccato che smetta di correre, però ho fatto tantissimo in questi anni, per la Ducati e per tutti gli appassionati anche. La prima domanda, Stoner, che sembra che insomma che guidi quella moto lì come gli altri pari marca non riescono a fare. Sì, Stoner è davvero in gamba, è riuscito a interpretarla bene, la Ducati, e non è una moto facilissima da guidare, lui l'ha interpretata. Ma perché? Ecco, perché? Cioè, cos'è che fa di diverso dagli altri? Cosa bisogna fare per farla andare forte sta Ducati? Cosa che a te peraltro è riuscita, e anche tu sei un pilota dalla guida, sei un altro che si butta dentro, insomma, diciamo. Ma, sì, secondo me la guida aggressiva aiuta su questa moto. Vedo anche Nicky, che è una guida aggressiva, l'hanno preso anche per questo motivo, perché secondo me si può adattare molto bene. Io stesso ho una guida molto aggressiva, Chiesi lo sappiamo tutti. Calio anche pure troppo certe volte. Calio anche sin 2.5 era il più aggressivo di tutti, come ingresso in curva, faccia delle gare. Dei traversi. Sì. Che qualche volta trovava anche Dovizioso in traiettoria, tipo in Malesia l'anno scorso ha fatto un traverso che sembrava super bottardo, solo che alla fine del traverso c'era Dovizioso e l'ha buttato là, l'hanno trovato in Indonesia 2 giorni dopo. Nicolò, tu hai un manager tosto, uno di quelli bravi, perché credo che sia l'unico in questo momento a gestire più di un pilota in qualche modo, in maniera magari un pochino più indiretta per quanto riguarda qualcuno e più diretta per altri. Parliamo di Carlo Pernat. Ti chiedo, tu hai vinto un mondiale 2 anni fa, pausa come diceva Guido, un anno di un altro tipo di lavoro, a un certo punto sembrava potessi guidare la Ducati ufficiale, sicuramente potevi guidare la Ducati ufficiale in Superbike, non era forse meglio fare, e questo, e qui riprendo un discorso di un amico comune, Giovanni Zamagni, che ti stima come tutti noi, però dice forse sarebbe stato ideale un anno in Superbike, magari come pilota ufficiale, a farsi ancora di più le ossa. Tutto questo, noi siamo un po' spaventati forse dal fatto, basta, che ti buttino lì in mezzo alla mischia. Tu cosa ne pensi? Non sarà un anno facile l'anno prossimo, perché hanno tutti una grandissima esperienza, molto più di me, e c'era la possibilità di andare in Superbike l'anno prossimo, solo che per una serie di motivi sia io che Carlo che la Ducati abbiamo preferito fare la GP. È un campionato secondo me più difficile, senza nulla togliere la Superbike, e quindi farò sicuramente più fatica, solo che dopo tutto l'anno che ho guidato la GP ho fatto tantissimi chilometri sulla GP8 e abbiamo impostato un lavoro per poi entrare nella MotoGP, quindi ho girato su questa moto, sono andato a conoscere le piste dove la Superbike non va a correre, ma dove corre solamente la MotoGP, e i risultati durante l'anno sono stati buoni, perché comunque i tempi erano sempre in linea con quelli con tutti i ragazzi che corrono in GP, e quindi visti i tempi, visti i risultati, abbiamo pensato che potesse essere all'altezza di correre in GP. Di sicuro non sarà facile, perché con tutta l'esperienza che hanno gli altri, la mia è zero in confronto, mentre il Superbike magari avrei avuto una vita un pochino più facile, però mi piacciono le sfide, piacciono la Ducati e vedremo cosa riuscirò a fare. Senti, Guido, altre domande sulle moto, volevo sapere qualcosa. No, ero curioso di sapere da Nicolò, visto che abbiamo qui una Desmo 16, la usiamo un po' come modello, se questa sezione che va da qui a qui, che è il telaio, perché poi il telaio è piccolissimo di questa moto, non so quanti di voi, c'è Gregorio Laviglia e Ruben Chaus. Gregorio Laviglia. Dopo andiamo, c'è Ballan, campione del mondo di ciclismo peraltro. No, allora volevo sapere se il fatto di aver sostituito il famoso telaio in traliccio con il carbonio, ormai lo sappiamo, l'ho anche visto, c'è questo pezzotto di carbonio che parte da qui e arriva qui, ha cambiato in qualche maniera radicalmente il modo di vivere della Ducati Desmo 16. È una moto che si muoveva, l'abbiamo visto, una moto particolare, è molto più ferma, è proprio tutta diversa.
diverso oppure non si sente poi così tanto la differenza? Ma non, ovviamente il livello nelle MotoGP è a livello talmente alto che cambiare qualcosa e migliorare è difficile. Preziosi, con tutti gli ingegneri ci è riuscito, con telaio in carbonio, ovviamente non è un cambiamento radicale che ti fa togliere 2 secondi al giro, è un cambiamento piccolo che dà un vantaggio, perché l'ho provata un paio di volte questa moto e va meglio, più ferma, più stabile, soprattutto sull'avantreno, e questo aiuta tanto perché ha visto tutti i movimenti che faceva la Ducati, che fa ogni tanto e che mettono un pochino in crisi i piloti. E l'anno prossimo la GP9 andrà sicuramente meglio, mi piace parecchio, si è adatta anche molto al mio stile di guida, e quindi anche penso a quello di Niki e di che anche a Chiesi è piaciuto, ho sentito tutti i rappendi positivi, anche Guareschi ne ha parlato molto bene, quindi secondo me abbiamo fatto un passo avanti e questo è l'importante, perché migliorarsi è sempre difficile a questo livello. Ci siamo riusciti e sono fiducioso per l'anno prossimo, perché la GP9 mi piace veramente. Senti, basta moto, dai, parliamo un po' di Nicolò Canepa, un figo, diciamo, è un figo o no? Mi rivolgo a voi perché siete le più assatanate. Cosa dirai di lui? Cioè, come lo descriverai? No, padiglione 2. Pilota ingegnere. Tristezza, dai, cioè, siamo Marco Antonio, no? Se devo già inventare il soprannome adesso? Sì. Dai, soprannome, sì. dai. Buco nero. Dai, facciamo un sondaggio in cui soprannome. Buco dai. Nero, allora. Chi è buco nero perché ho fatto una roba con Elio e le storie tese dove... Buco nero. Non credo che a lui piaccia buco nero. Francamente. Grazie per il suggerimento, ma buco nero cane. Molto delicato. Qualche altro suggerimento per il soprannome? Elbos, ah bello, Elbos, perché tocca con i gomiti per te, lui fa delle pieghe che va a toccare, Elbos però non lo capiscono tutti, gomito però non è neanche bello, gomito caro, ci penso e poi dopo, come va, se fa cagare, te lo dico. Peraltro lui ha avuto anche questa, ha avuto un problema, ma adesso voi dite, se tra, con tutti i numeri al mondo che ci sono a disposizione, il numero di Canepa, che era storicamente il 59, se lo deve prendere Gibernau. Ma che è una roba, cioè non poteva prendere, allora il 15 che era il numero di Gibernau c'era De Angelis, quindi Gibernau non è che può arrivare a dire voglio il mio 15 e toglierlo De Angelis, no, ma proprio il 59 di Canepa. Peraltro tu secondo me ne avevi diritto, perché tu ce l'avevi già e lui era 2 anni che era fermo, però sei stato buono e gliel'hai concesso. Sì, io e Sette ci vogliamo bene, siamo amici da tempo. No, vabbè, lui me l'ha chiesto, io ci tengo particolarmente perché era il numero di mio padre e l'ho sempre usato da quando correvo in minimoto, sono 10 anni ormai che corro, quindi l'ho sempre usato. Me l'ha chiesto, io vabbè, gliel'ho lasciato, prenderò l'88 l'anno prossimo che è... Numero di Pitt. No, l'anno di nascita e niente, tanto non penso che... Che siete correrà per 10 anni perché... Ah, anche quello è vero, quindi appena si... Gliela stai tirando. Ha detto appena si leva dai maroni, me lo riprendo. Va bene, dai, lo lasciamo andare, ma sì, dai. Lasciamo andare, avete qualche domanda? Io direi che... Pronto, dormite? Secondo me... Autografo, da dove arrivate voi? Salerno. Fai una domanda. Grazie mille, brillantissimo, grazie. La domanda potrebbe essere, mi fai l'autografo, punto di domanda. Va bene, dai, non salutiamo con un applauso. Nicolò Canepa, applausone, dai. Sì, ce n'è una. Qua, lo tiro. Vieni qua. Perché sennò non sentono gli altri. Ci racconti le marce che usa Mugello? Ecco, le marce che usi al Mugello. Allora, ci sono 2 tendenze. La prima, che usa anche Chiesi, che piace anche a me, è usare la prima alla prima curva. Alla San Donato. Poi si passa a seconda, si esce dalla prima variante, seconda, terza, e poi di nuovo l'altra variante che mi deve aiutare, non mi ricordo come si chiama. Materassi, Borgo San Lorenzo.